Salve a tutti amici, sono il ricercatore indipendente Emiliano Babilonia, vittima di controllo mentale da 18 anni. Molte persone mi stanno contattando in questi giorni perché stanno registrando le nuove interviste testimonianza. Ovviamente le interviste testimonianza servono per aiutare le vittime del controllo mentale di tutto il mondo a capire che non sono dei pazzi, non sono dei malati di mente, non sono dei schizofrenici. Perché la tecnologia che crea la realtà distorta dei nostri ragionamenti serve per depistare il reale sistema deviato di manipolazione e controllo mentale. Una ragazza mi ha scritto un'email e mi ha detto: la ringraziamo per quello che sta facendo e non ci abbandoni, perché noi tutti i giorni ascoltiamo le interviste testimonianza, vediamo i suoi video sui canali di YouTube Angeli Custodi Megappa Oltre Italia e Emiliano Babilonia e ogni giorno preghiamo per lei e per quello che fa. Amici, ascoltate questo ragazzo dell'Abruzzo e ascoltate che cosa gli fanno quando lui sta dentro casa e quando i parenti lo vanno a trovare. Allora, da quale regione mi stai contattando? Allora, Abruzzo, io sono rimasto in futuro, provincia di Teramo. Ho capito. Da quanti anni è che vieni sottoposto a questi attacchi, a queste manipolazioni? Allora, è dal 2015, giugno 2015. Come te ne sei accorto praticamente? Sì, io in pratica, allora mi sento tipo, io sono uno ipersensibile, quindi quando vengo attaccato da determinate frequenze mi fa tipo dei formicolini. E poi mi sento tipo degli aghetti che mi colpisce sulla testa. E dov'è che mi colpisce? Mi ci ritrovo sempre le ferite. Durante la notte ti fanno dormire oppure non riesci a dormire, magari c'hai incubi o qualcosa del genere? No, allora, i sogni sono cambiati. Faccio dei sogni assurdi. Poi, no, la notte dormo malissimo. Non dormo bene, non dormo più come prima, questo è poco ma sicuro. E poi mi sento tipo se mi viene da grattare le parti intime, mi sento dei bruciori sul braccio, sulle orecchie e sulla fronte. Ti hanno fatto mai discutere con qualcuno? Hai sentito, che ne so, dei rumori, delle voci, dei suoni anomali? No. Allora, voci, queste cose qui, no. Però lo sento, me lo sento addosso perché mi sento proprio, vengo attaccato, me ne accorgo subito, perché mi fa tipo un bloccaggio, mi dà una sensazione strana, mi sento che non sono io, mi sento proprio una sensazione strana addosso, tipo come se mi buttassero della corrente addosso e mi sento tutto di formicoli che mi scorre per tutto il corpo. Però la cosa è alternata, cioè a volte è molto più forte. A volte è più forte, a volte è più debole. Cioè, teniamo presente che io ho fatto tutte le visite, ho fatto tutti i controlli e sono risultato a posto. Quindi per la scienza sono a posto. Che tipo di visite hai fatto? Sono andato dal psichiatra, dal psicologo, mi hanno fatto la misurazione del cuore, e poi ho fatto l'attacco. Adesso vorrei fare quell'encefalografo per vedere un attimo le frequenze del cervello. Ho capito. Ma durante la notte ti fanno fare degli incubi? Sì, faccio dei sogni assurdi, sogni stranissimi. Cioè, sono sogni che non sono miei. E poi dormo male, perché dormo tra dormiveglia. Non è che ho quel sonno profondo, non riesco più a dormire come prima, ma tutto questo è dal 2015, giugno 2015, mi ricordo anche il giorno che mi sono cominciato a sentire
tutti questi aghetti che mi colpivano in testa e poi ti so dire anche le zone precise dov'è che mi colpisce. Soprattutto mi colpiscono la fronte, zona frontale e la zona dove sta la memoria, proprio questa qui davanti. Soprattutto lì e qua dietro la nuca. Sempre i punti sono più o meno sempre quelli. Questi attacchi, queste manipolazioni ti hanno causato problemi anche al lavoro? Eh sì, mi causa dei problemi, lo sai perché? Perché quando vengo attaccato, e vengo attaccato forte, mi crea tipo una sorta di, non lo so, è come se ti presenti una persona che non riesce, cioè che non è come prima, non è libero, è come se c'è qualcuno che mi tiene fermo e non mi fa muovere, non mi fa pensare alle cose che non sono mie. Pensa a cose strane, a cose assurde, tutte cose che non sono mie. Poi dopo, quando vengo attaccato di meno, tipo adesso non le sento più di tanto, quindi riesco a ragionare benissimo. Però quando vengo attaccato forte, mi sembra tipo delle scosse strane, Quasi tipo se un fosse. elettroshock. Tipo, sì, tipo elettroshock, tipo queste cose così. Ti fanno perdere la memoria tante volte, tipo la memoria temporanea o la memoria a lungo termine, che non ti ricordi determinate cose. Allora, sì, la memoria, ci sono andato anche all'ospedale per questo. Nel 2015, quando è iniziato proprio l'attacco, ho avuto sempre problemi di memoria, che adesso ho riacquistato. Che hanno bloccato la Sì, memoria sì, temporanea, infatti sì. La memoria temporanea. molte persone si dimenticano le chiavi, il cellulare, le cose in macchina, non riescono più a ricordare quello che fanno, perché purtroppo è proprio la manipolazione ipnotica che viene associata al fatto che noi non dormiamo più durante la notte, cioè non dormiamo 8 ore di seguito, ma rimaniamo sempre in dormiveglia. Quindi loro giocano con lo stato ipnotico, narcolettico del sonnambulismo per ricreare uno stato di narcolessia indotta e farci perdere la memoria temporanea durante il giorno, in modo che loro possono praticamente poi manipolare le nostre frequenze e crearci delle suggestioni amplificate, o perché utilizzano la risonanza sensoriale, cioè loro conoscono perfettamente come funzionano le frequenze del cervello e le frequenze del corpo e le modificano a loro piacimento. Sì, comunque adesso la memoria l'ho riacquistata quasi tutta. Questa è una cosa positiva. Poi, Scommetto che ti sì, l'ho hanno riacquistata. bloccato anche a livello affettivo. Ma avevano bloccato seriamente. Ma non capisco perché mi attaccano in questo modo. Ma senti i campi elettromagnetici, cioè quando stai dentro casa, senti le radiazioni più forti oppure diminuiscono? Allora, solo che a casa mi succedono le cose strane perché ho gli elettrodomestici. Poi se spengo e accendo la luce, la televisione mi fa interferenza, mi fa delle cose anomale. Mi succede delle cose anomalissime a casa mia. Ma se stacchi il contatore generale diminuiscono queste frequenze oppure rimangono stabili? No, rimangono. Provato ad andare in qualche posto particolare che sono diminuite queste frequenze, tipo sulla spiaggia, in mezzo a un bosco, lontano da fonti di campi elettromagnetici diretti? Sì, ma il pensiero è che mi segue con qualche sorta di GPS. Io ho pensato a quello. Ma avevi i cellulari dietro oppure li avevi lasciati a casa quando hai fatto questa prova? Io ho fatto la prova anche a lasciare tutto a casa, cioè, ma me lo sento proprio, mi sento tipo è presente degli aghetti che ti capisci, ma questo qua non lo fa solo a me, lo fa anche a madre. Mia madre quando viene qua mi ha detto a casa tua non ci vengo più perché a mamma testa fortissimo e si sente pure sti aghetti che colpisci in testa. Poi il compagno di mia mamma si sente sempre le mani che gli pizzica. Ha detto ogni volta che vengo lì mi pizzica le mani.
Hai detto una cosa molto importante questa, perché ultimamente stanno succedendo queste anomalie, cioè queste cose strane, questi attacchi strani, anche ai parenti delle vittime che vengono attaccati con questi sistemi. E infatti molte persone che mi contattano dicono: ma mio figlio mi dice che sente questi bruciori sul corpo, che ha queste forti pruriti, oppure che ha questi pizzichi anomali. E ho riscontrato che quando vado a casa sua mi succede la stessa identica cosa. Sì, infatti mia mamma, anche lei me l'ha detto, ha detto: ogni volta che vengo lì mi pizzica le mani. Poi mia mamma è una devota a Gesù, e mo si sta mettendo in mente Gesù, quello, quello, quell'altro. Lo so, perché purtroppo quando una persona, un parente, un figlio dice una cosa del genere a un genitore... vai all'ospedale e ti dicono che stai bene, vai dallo psichiatra e ti dicono che stai bene. Che cosa pensi? Se sei un devoto, pensi subito che è il diavolo, che è Lucifero, oppure che è un demone che ti sta attaccando. Ma in realtà non è così. È una tecnologia che crea allucinazioni audiovisive o allucinazioni attraverso la risonanza sensoriale, perché interagisce con i centri nervosi centrali. Purtroppo dai miei test, dalle mie ricerche che abbiamo fatto, l'ho fatto sia con un elettroencefalografo e un'analisi con l'elettroencefalogramma, abbiamo riscontrato che modificano determinate frequenze del nostro corpo e del nostro cervello utilizzando anche la corrente elettrica di casa, perché la frequenza dei 50 Hz e le frequenze armoniche che girano intorno alla frequenza dei 50 Hz interagiscono con i nostri centri nervosi. È come se poi noi abbiamo degli impulsi sparati attraverso una tecnologia satellitare, un radio satellitare, che ci fa interagire con questi sistemi. È come se immettono delle frequenze per creare una patologia. Te ti puoi immaginare che se queste frequenze, come le mettono su di te, mettono su tua madre, sul compagno di tua madre, ma lo mettono su altre migliaia e migliaia di persone nel territorio nazionale italiano, e tutti che cosa fanno? Vanno dal dottore, vanno all'ospedale, vanno a comprare i farmaci, vanno a comprare i psicofarmaci. Ma chi incassa tutto questo? Ma tutti questi soldi a chi vanno? Vanno alle case farmaceutiche, vanno agli ospedali, vanno a tutto ciò che riguarda la sanità. Il giochetto è quello. Ti ricordi quando... No, dimmi. Non ho capito. Dimmi, no, mi stavi dicendo qualcosa, poi io t'ho interrotto. Cioè, faccio presente che io sono a 10 anni che studio tutti questi fenomeni, MK Ultra, tutti i progetti della CIA, e quindi bene o male sono molto acculturato su sta cosa. So anche gli effetti che fa, per questo un po' riesco ad ammortizzare. Ti hanno mai creato, che ne so, una sorta di ira, rabbia, nervosismo, oppure hanno creato, che ne so, una sorta di manciuriano che ti ha attaccato senza nessun motivo, magari aggredendoti verbalmente? A me l'unica cosa che mi fa, che mi dà fastidio, e poi mi dà fastidio molto, è quando mi sento queste scosse in testa, e mi crea sto bloccaggio, se no non è che ho visioni o queste cose qua. Ho capito. E guarda, io ti posso dire, da quello che tu mi hai detto, sei una brava persona, perché se no non ti attaccavano con queste tecnologie, con queste armi. Hai una fortuna di rilevare determinate frequenze, perché sei ipersensibile ai campi elettromagnetici e alle frequenze diciamo transcraniche che vengono sparate attraverso queste tecnologie e questi sistemi. E purtroppo nella fortuna c'è anche la sfortuna, perché ovviamente queste persone che operano con questi sistemi si sono accorti che tu rilevi queste frequenze, e allora ti vogliono far perdere la credibilità. Come te la fanno perdere? Facendoti dire o fare cose strane. Ma te, siccome hai capito il trucco, hai capito che sono loro che ti stanno creando questi disturbi e queste patologie, te non cascare nel loro tunnel, ovviamente. Perché molte persone mi contattano
Sì, ma molte persone a me mi contattano e dicono: ah, sono andato al pronto soccorso. Sì, ma che cosa hai detto al pronto soccorso? No, che mi attaccano con queste frequenze. E poi gli fanno fare il TSO. Invece uno va al pronto soccorso: ah, io ho dei bruciori, ho dei mal di testa, non riesco a respirare, c'ho un dolore al cuore. Questo è quello che deve essere detto al pronto soccorso, perché tanti entrano nel pronto soccorso e cominciano a dire tutte cose strane, e ovviamente il dottore li reputa persone che stanno in stato di delirio. Eh sì, perché i sintomi fa pensare altre cose, a schizofrenia, queste cose qui. E certo, perché la gente è proprio quello, cioè la perdita della credibilità è proprio quello, che vogliono far credere che noi siamo schizofrenici, malati di mente, bipolari, oppure con manie di persecuzione, ma in realtà non è così, noi siamo delle persone normali, solo che rileviamo queste frequenze. Loro lo sanno e ci attaccano con questi sistemi, è normale. Sì, io rilevo praticamente tutto, cioè me ne accorgo al volo, ti so indicare anche il punto dove che mi attacca. Ma ti surriscaldano anche il corpo? Sì. Pronto? Mi senti? Non ti sento. Ti surriscaldano il corpo? Sì, alcune volte sì. Durante la notte o durante il giorno? Sia durante il giorno che durante la notte. Vuoi dare un consiglio alle persone che ascolteranno questa tua intervista, testimonianza? Beh, il mio consiglio sicuramente è quello di mantenere la calma, soprattutto non farsi prendere dal panico, e poi quando si va dal dottore o si va di non dire assolutamente che sente le voci, perché sennò ti fanno passare subito per pazzo, e questo è quello che vogliono, cioè loro vogliono che tu passi per quello che non sei, così loro possono fare ciò che vogliono. Una volta che hai perso la credibilità, possono fare ciò che vogliono, tanto chi ti crede? Quindi l'unica cosa è non passi a prendere dal panico, sta tranquillo. E invece di dire che senti le voci, devi dire che senti dei bruciori, oppure fare subito dei test encefalografi per vedere le frequenze, cioè analisi normalissime. Hai dato un ottimo consiglio a queste persone, perché devono capire che questa è una soluzione per risolvere il loro problema, perché se incominciano ad entrare in uno stato di panico, uno stato di suggestione, credono alle voci, oppure ogni volta che sentono un bruciore scappano e corrono in mezzo alla strada ad urlare: m'attaccano, questi sistemi risolvono niente. Noi abbiamo delle persone che si rinchiudono dentro casa e non escono più. Gli ho detto: scusa, ma perché non uscite? Ah no, abbiamo paura, perché poi ci vedono, ci guardano, ci riconoscono. Ma io gli dico: ma non vi riconosce nessuno, state tranquilli, al limite divulgate quello che state subendo, ma divulgatelo a livello tecnico, a livello scientifico. Ovviamente se divulgate vedo l'asino che vola, quelli vi dicono subito: ma scusa, questo che dice vede l'asino che vola? E quindi perdono subito la credibilità le persone. Quando io ho incominciato a fare i primi test a casa di alcune persone di Roma, alcune vittime di Roma, la prima cosa che mi sono accorto è che quando loro venivano attaccati con queste armi, l'analizzatore dei campi elettromagnetici impazziva. Praticamente c'era una fortissima radiazione o un fortissimo aumento del campo elettromagnetico. E io gli dissi a queste persone: ma siete in grado di dormire durante la notte? Siete in grado di stare davanti a un computer, di stare davanti a una luce diretta? Loro dicevano no, perché sentiamo dei bruciori e i disturbi sembra che aumentano sul nostro corpo. Allora, quando io ho dato dei consigli alle persone, ho detto: caso durante la notte, se sentite questi mal di testa forti, se avete questi bruciori, uscite fuori dal balcone, le radiazioni leggermente diminuiscono. Ovviamente, se uno sta vicino a un campo magnetico fortissimo, diretto, come una cabina di trasformazione, dei ripetitori, dei cellulari, delle antenne particolari che irradiano
o amplificano questi disturbi in modo elevatissimo, e diventa più difficile allontanarsi da questa fonte di campo elettromagnetico che viene amplificata nei nostri centri nervosi centrali. A questo punto uno si dovrebbe allontanare praticamente dalla zona dove uno staziona. Io l'unica cosa che ho attestato personalmente, sono andato al mare, mi sono fatto il bagno dentro l'acqua, a 5 metri di profondità diminuivano il 50% di tutti i disturbi sul corpo. Sott'acqua. A 8 metri io non sentivo più le voci, un continuo col feedback, e diminuivano tutti i disturbi fisici. Allora ho detto, scusa, com'è possibile? Sono pazzo sulla riva? Se entro dentro l'acqua non sono più pazzo? C'è qualcosa che non quadra. Poi sono entrato in una gabbia di Faraday. All'interno della gabbia di Faraday tutti i disturbi erano diminuiti del 50%. Allora ho detto, ma com'è possibile, scusa, se sto per strada ho i bruciori, gli attacchi, i pruriti, frequenze, manipolazioni, allucinazioni autovisive, entro dentro una gabbia di Faraday e diminuisce tutto del 50%. Vuol dire che la radiazione e i disturbi vengono indotti attraverso una tecnologia che proviene dall'esterno. Perché non è possibile che io vengo attaccato 24 ore su 24 in posti dove praticamente nessuno sa dove io sto e le radiazioni e gli attacchi sono sempre continui. Quindi utilizzano un sistema GPS, un radar con localizzatore geostazionario che opera attraverso un'arma ad onda convogliata all'energia diretta. Loro la considerano un'arma bianca, ma in realtà molte persone che non hanno capito che queste patologie, questi attacchi non dipendono dalla loro mente, ma che dipendono da una tecnologia che viene sparata sul corpo di queste persone, purtroppo hanno pensato di suicidio, hanno pensato di fare dei gesti disperati, purtroppo. Invece la gente deve capire che noi possiamo trovare tutti insieme in gruppo una soluzione, perché divulgare questo olocausto neurale che stanno creando sulla popolazione italiana è una cosa che deve essere divulgata sempre di più, perché le persone devono capire che non sono pazze e malate di mente. Ma lo sai quante persone ci sono che vengono attaccate a questi sistemi e non dicono niente a nessuno, che hanno paura e rimangono manipolazione, non è possibile. Cioè, rimangono tutti sotto attacco e manipolazione, non dicono niente, non fanno niente. Addirittura una persona mi ha contattato, aveva paura di fare l'intervista. Dice, oddio, ho paura dell'intervista. Gli ho detto, scusa, ma che cosa ti fanno? Poi è venuta a trovarci a Roma, ha detto, io con voi sto benissimo, non vengo attaccata, non ho più i bruciori, non sento più le voci, io non me ne vado più da voi. E noi gli abbiamo detto, per adesso ritorna a casa tua, nel tuo paese, e vedi se avvengono delle modifiche attraverso determinate frequenze, determinati sistemi. E poi in caso ci scrivi e ci dici quello che ti sta succedendo, se vengono modificati determinati parametri sul tuo corpo. Poi mi ha detto che praticamente è ritornata a casa e alcune frequenze si sono un po' attenuate, sembra che non sente più i dolori, non sente più i brucioli, non sente più questi mal di testa, e le allucinazioni sono leggermente diminuite. È una cosa importante, vedi, basta tante volte una semplice parola, un semplice abbraccio, una semplice cena, tutti quanti insieme, che ti puoi sfogare e puoi parlare liberamente di quello che ti sta succedendo, che pillole psicofarmaci che tanto non servono a niente, perché noi non siamo malati. No. Considera che ci sta anche parecchie persone che non se ne accorgono. Sì. Cioè, l'ipersensibile riesce a percepire, ma ci stanno quelli che neanche se ne accorgono e vengono manipolati, e neanche lo sanno. Sì, è vero, c'hanno le patologie addosso, c'hanno i disturbi, ma pensano che sono disturbi loro e quindi non ci fanno caso. E continuano a prendere farmaci, psicofarmaci, andare dallo psicologo, dallo psichiatra, agli ospedali. Sì. Si autodistruggono da soli. Senza avere niente poi. E purtroppo sono malattie che ti vengono, cioè non è una malattia, quelle sono queste scariche, onde che ti buttano addosso, che fanno sembrare delle malattie, ma non sono delle malattie, perché una volta levato queste onde, queste scariche, tu ritorni normalissimo. Quindi automaticamente
e ti fanno fare l'autodistruzione, ti autodistruggono, perché soprattutto le persone che non se ne accorgono pensano che è una malattia loro, e invece è una questione di sperimentazione, non so di chi. Che sperimentano sulle persone, ma soprattutto io, una cosa che ho fatto caso, che vengono prese di mira soprattutto le persone, quelle sole, cose così. Sì, perché le persone non riescono a capire che queste sono manipolazioni e attacchi, infatti vengono praticamente soggiogati dalla tecnologia e dai manipolatori che gli raggirano come vogliono, addirittura delle persone credono solo alle voci nella testa e fanno, cioè queste voci impartiscono ordini e loro seguono tutti questi ordini. E noi gli abbiamo detto non lo fate questo, non lo fate. Una signora durante la notte è uscita da casa, è andata fuori al suo appartamento perché le voci gli avevano detto stanno arrivando i giornalisti per intervistarti perché tu sei diventata famosa. Questa signora si è vestita, si è truccata, si è tutta messa bene, è uscita, è andata per strada e praticamente non c'era nessuno. Ho capito, sì, ma queste sono delle cose che ti mettono proprio in testa. Io, cioè, l'ho studiate per parecchi anni, ho letto molto, mi sono acculturato molto su queste cose, anche perché fondamentalmente mi piace anche sapere e sapere come funziona. E quindi avevo letto anche di queste persone che neanche se ne accorgono, però alla fine vengono manipolate, tipo, cioè, lo vediamo anche sui telegiornali, insomma. Queste persone che all'improvviso impazziscono, prendono un coltello, ammazzano le persone, cioè queste sono persone che non se ne accorgono ma vengono manipolate. Io la vedo così, perché non può essere una persona che sta bene all'improvviso, prende e uccide la mamma o uccide il fratello, oppure prende e si butta dal balcone per senza motivo. Ultimamente tutti questi bambini che dicono che giocano al gioco della balena e poi si buttano di sotto dal palazzo, cioè, ma quale bambino gli dici, cioè, gli scrivi tramite Facebook oppure tramite altri social network, ah, stai facendo un gioco, alla fine del gioco devi salire sul palazzo e ti devi buttare di sotto. Questa è proprio la Ah, manipolazione sì, mentale. Blue Whale. Sì, questa è Sì. proprio la manipolazione mentale. Questi L'ho letto. impartiscono delle parole che immettono dei messaggi subliminali nel loro cervello e gli innescano praticamente delle paure, dei comandi. Invece loro prendono e si buttano di sotto. Oppure la persona che praticamente in Alta Italia va in chiesa, la voce gli dice strappati gli occhi e quello prende e si strappa gli occhi davanti a tutti. Come tante altre persone che veramente si svegliano la notte, prendono un coltello, ammazzano tutti i figli, poi si svegliano la mattina tutti insanguinati e chiamano le forze dell'ordine che Sì, dicono: è rimasto ah, così. stanotte ho ammazzato i miei figli. Non mi ricordo. Non mi ricordo di niente, non lo so, mi trovo tutto insanguinato. Cioè, ma sono cose inverosimili, cioè da film di fantascienza, veramente. Sì, no, ma la cosa più buffa è che non si ricordano niente. Cioè, in pratica quello che fanno, lo fanno, basta. L'abbiamo visto anche sull'omicidio di JFK, quello che ha ucciso JFK, che in pratica quando l'hanno intervistato, non si ricordava niente di quello che aveva fatto. Parli Quello dell'omicidio era di stato Kennedy? condannato. Quello di Sì. Kennedy? Sì. Non si ricordava niente di quello che aveva fatto. Lì addirittura gli hanno fatto l'ipnosi regressa e sembrava che, come se aveva perso la memoria temporanea tutta quella settimana che era avvenuto praticamente quell'avvenimento. Sì, pratica sì. Ma hai conosciuto delle altre persone come noi che hanno questi disturbi, queste patologie? Allora, personalmente no. E tramite social network oppure tramite No, blog? tramite Facebook, cose così ho letto pure di altre persone. Pure c'era un signore che parlava di neural control. Gli strumenti del neural control che veniva manipolato, lettura del pensiero.
Lui addirittura sentiva dei carabinieri, uno maschio e uno donna, che parlava e leggeva i suoi pensieri. E quindi è stato preso per pazzo questa persona oppure gli hanno creduto qualcuno? Non lo so come è andato a finire. Lui in pratica l'ha scritto sul blog e c'è scritto tutto, anche gli strumenti, l'analizzatore. Pratica diceva che sentiva i suoi vicini, che interpellava i suoi pensieri, pure i due carabinieri, uno maschio e uno donna, uno sì, uno maschio e uno donna. Perché loro vogliono far litigare la vittima con tutte le persone che gli stanno vicino. A me mi facevano sentire la persona di sopra che mi parlava in testa, solo che era morta da una settimana. Com'è possibile? Adesso sento i morti e ho capito subito che c'era qualcosa che non Certo. quadrava praticamente. Tipo io, Emiliano, tipo io bevo solo acqua, non faccio uso di droghe, non faccio uso di farmaci, non faccio uso di niente, eppure a volte mi sembrano delle sensazioni come se, tipo se sono ubriaco, Eh sì, tipo perché, narcolessia. certo, indotta, perché loro tante volte ti Per mettono il quello desiderio io, sui di tuoi, però mi sento come se sto ubriaco, quando vengo attaccato forte. Mi sento come se avessi bevuto, ma la realtà è che io bevo soltanto acqua. E la stessa cosa lo fa anche a mia mamma, mia madre pure, la stessa cosa, ma soprattutto quando viene a casa mia. Quando viene a casa mia si sente lo stesso stato che mi sento io. perché si vede che siete tutte e due ipersensibili a queste radiazioni e quando Ipersensibile, state sì. all'interno di un luogo chiuso queste amplificazioni interagiscono più facilmente con i centri nervosi centrali. Sì, infatti anche mia mamma è molto ipersensibile. Comunque una cosa che ho capito è che usano un sistema GPS, secondo me, giusto. GPS, che non si è sentito bene? Usano un sistema GPS di monitoraggio che ti segue, perché io ho provato in diverse zone e io ho detti qui. Me li sento lo stesso, cioè mi sento proprio come se mi colpisce qualcosa in testa. Sì, perché quella è l'arma di energia diretta ad onda Però a casa convogliata che ti spara questa frequenza. sì. Ti ci hanno levato la libertà, perché quando parliamo dobbiamo pensare quello che diciamo e chi ci risponde dobbiamo capire se in realtà la risposta che ci stanno dando non è manipolata. Per esempio, a me mi hanno bloccato i canali di Facebook. E molte persone mi hanno detto, dice, ma te stai ancora su Facebook? Io ho detto, guarda, io non ci sto più su Facebook, mi hanno bloccato tutti i canali. Allora una persona mi ha detto, dice, ma guarda che l'altro giorno te mi rispondevi, io ti rispondevo, ho detto, guarda che non è possibile, perché loro prendono l'identità della vittima e rispondono in modo molto sgarbato, così le altre vittime che ti seguono, che praticamente stanno creando una sorta di amicizia verso i gruppi, verso coloro che si aiutano tra di loro che subiscono questi attacchi e queste manipolazioni, fanno in modo di creare una rabbia, una rivalità tra di loro e fanno sì che queste persone litigano e praticamente poi si cancellano dai vari gruppi in modo che le isolano queste vittime e le possono raggirare come vogliono. Scommetto che Sì, ti hanno fatto infatti. litigare pure con qualche amico tuo. No, perché quando mi sento attaccato cerco di essere più creativo possibile. Cioè cerchi di isolarti. Cerco di, sì, no, no, cerco di non seguire quello che mi viene imposto. Cioè, cerco di fare per conto mio, cerco di essere creativo e pensare a altre cose, a cose mie. Anche se a volte mi arriva questa ondata forte che mi crea questo tipo di bloccaggio, ma soprattutto le zone frontali, soprattutto la zona frontale e la nuca di dietro. Queste sono le zone più colpite, la nuca e zona frontale, che Gli la zona occhi, frontale lo sappiamo, ce l'ho a memoria. eccetera, gli Gli occhi. occhi, sì, anche gli occhi. Comunque la zona più colpita è quella davanti, perché davanti ce l'ho a memoria. In pratica Certo. loro vogliono i ricordi.
Sì, perché loro manipolando il tuo ragionamento manipolano anche sì. i tuoi ricordi. Molte volte capita che te hai davanti un amico, ma non ti fanno ricordare che quello è un tuo amico. Mi senti? Pronto? Pronto? Cari amici, come avete potuto vedere, per l'ennesima volta, quando facciamo le interviste con le vittime del controllo neurale, casca sempre la linea, ma che cosa strana, oppure ci bloccano internet, ci bloccano i social network, bloccano le email, come avete potuto sentire, questo ragazzo mi ha mandato una email, ma io non l'ho ricevuta, perché loro devono cercare di creare la manipolazione tecnologica, la manipolazione neurale, la manipolazione attraverso... Perché fanno tutto questo? Per destabilizzare le vittime, per non farci unire in gruppo, perché sennò diventeremo una forza. E tutto questo perché stanno attestando e sperimentando su cavie umane armi ad energia diretta donde convogliate, satelliti spia e tanto altro. Se volete testimoniare sulla mia radio web e sui miei canali di YouTube, vi voglio ricordare Emiliano Babilonia, YouTube, Angeli Custodi MK Ultra Italia, poi c'è la radio web Emiliano Babilonia su Spreaker, Vittime del controllo neurale satellitare, il blog, Satelliti spia, il blog, Ricercatore di fenomeni inspiegabili del mondo, il blog, e tanti altri canali. Voglio ricordare un gruppo che è stato aperto per aiutare le persone attraverso un gruppo di ascolto che è stato creato su Facebook. Il gruppo si chiama Siamo Tutti Cavie, oppure c'è un altro gruppo, Angeli Custodi MK Ultra, sempre su Facebook, oppure Elettro Ingegneria Clandestina. Entrate su questi gruppi e praticamente cercheremo di avere un dialogo, una sorta di collaborazione tecnico-scientifica tutti insieme. Per adesso un saluto dal ricercatore indipendente cavia umana Emiliano Babilonia.